tra gli artisti sardi che non giocano oggi c'è Andrea De Sole. Cioè, ma perché? Una volta vi ricordo giocavi, suonavi, adesso suoni ma non giochi più. Una volta pesavo anche qualche chilo di meno, per cui non sono assolutamente in condizione fisica, per cui lascio il posto ad altri. Questo è il pallone che tiene in mano uno degli arbitri di quest'oggi. Sì, l'arbitro centrale, poi gli assistenti Alessandro Pala e Franco Soggiu. Allora, intanto in compagnia di Giovanni Fiorillo, quest'oggi io lo faccio un ringraziamento a tutti voi, terno arbitrali, naturalmente anche l'MSP Italia, insomma, che vi ha concessi a questa partita a cui spesso poi partecipate, perché voi amate comunque queste manifestazioni di solidarietà. Infatti vi porto anche il saluto del Presidente, che per impegni presi precedentemente non è potuto essere qui con noi. E niente, vi dico che sono stato onorato di aver partecipato a questa gara, tutto con lo spirito giusto, anche il pubblico ha partecipato numeroso, tutto bene ciò che finisce bene. Insomma, qui più tardi, come succede spesso con la Nazionale Artisti Sardi, si suonerà e Giovanni Fiorillo, io spero tu farai anche qualcosa sul palco insieme a noi. Se vorrete, certo. Ci sarò. Ma sei portato la tastiera? Vediamo. Ti sei portato il fischietto, le magliette? Ma non ho portato e la tastiera? No, la tastiera l'ho lasciata a casa. Però, insomma, la voce qua c'è sempre. Però ecco, bravo, basta un microfono e poche cose. Allora, un grande saluto a voi amici della MSP Italia, un saluto naturalmente al presidente Francesco Corgiolu, grazie a tutta la terna arbitraria, viva la solidarietà, in questo caso viva i salesiani. È vero, viva i salesiani, grazie a tutti e arrivederci a una prossima volta. Fammi capire. Dimmi. Perché sei qua? Ma guarda, sono qua perché, sai, gli artisti sono sempre un po' delle persone un po' poliedriche che hanno questo atteggiamento sempre molto rotolante, quindi è bello trovarli uniti tutti che corrono dietro un pallone. Quindi tu stai dicendo che sì, queste manifestazioni di solidarietà servono anche a unire gli animi, i cuori delle persone? Assolutissimamente. Grande retorica, eh? No, ma guarda. Allora, no, intanto lui si chiama Cristian Porcu, sì. E lui di professione fa il fonico, in realtà, sì. Come vedete non è che può giocare, fai vedere perché, sì. Cioè, come, dove è finita la stampella? Ecco, cioè lui, Anselma, è messo malissimo, vedi? Ecco qua, non è che può giocare, però anche lui fa parte, insomma, di quelli che sono gli artisti, perché voi pensate, se non ci fossero i fonici, come farebbero gli artisti a farsi più belli, farsi sentire meglio? Certo, tu sei il fonico proviamo. Degli Stendhalers, sì, specifico. Sì, esattamente, sono il fonico giù degli Stendhalers, fonico di sala degli Stendhalers. Sono venuto a vedere questa manifestazione molto molto bella e speriamo che possa servire senz'altro, oltre a quella che è questo nobile scopo, anche per così ritrovarsi in faccia anche con gli artisti. Allora, questa cosa, fonico signora... di sala vuol dire che tu stai al mixer sotto, mixer, ti fai tutti i suoni. Esatto, allora, esatto. La prima cosa che pensa un fonico di sala, faccio un esempio, sì. C'è molta gente, c'è poca gente, si sente meglio, cioè come funziona? I fonici in qualche volta risentono un po' come gli artisti quando c'è poca o meno gente? Assolutissimamente. La prima domanda che si fa un fonico è cosa c'è a cena. Assolutissimamente. No. Quest'anno in Sardegna quante pecore avete? Ma dunque, perché di solito nei paesi. Sì. Allora, io sono sempre con gli Stendhalers e regolarmente anche a Porto Cervo, anche nelle zone di mare dove noi aspettiamo e attendiamo con ansia anche di assaggiare il pesce locale, pecora. Ci fanno la pecora. E se non fanno la pecora, Gigi Sarno e Stendhalers li portano appresso. Sì, la portiamo noi perché è giusto che... Con tanto di macellaio Sì. Poi noi naturalmente abbiamo anche un vario assortimento di pellicce, di varie tipologie di cose. Allora, cosa ti è sembrata? Parliamo della partita. Come ti sembra questa partita? Poi, insomma, sai, questi fini solidali, poi sì. In questa occasione per i salesiani. Cosa ti sembra di questa partita? Come ti sembrano questi calciatori? Ma guarda, io anzi sono rimasto stupito dalla bravura di alcuni che hanno comunque tenuto testa alle vecchie glorie della Torres, che insomma non si sono dimenticati di come si gioca, quindi erano belli, dinamici, attenti e mi ha fatto molto piacere, insomma. Vive fonici, viva la solidarietà. Grazie. E viva, com'è che si chiama la tua stampella? Anselma. E viva sì, Anselma. Anselma. Il mio Merpedes questo. Quando è che finisce questa... Ma guarda, adesso gli ho rifatto la revisione perché tende un po'... Quando è che avrei meno problemi con questa gamba che... Ma speriamo presto, visto che siamo i salesiani, facciamo una preghierina e chi è al piano di su già sente, non c'è problema. Ciao Cri. Ciao, stati bene. Ciao. Mi dai anche la mano.
Sì. Un bacio. No, un bacio no, no. E dai, cioè, un bacio, dai. No, c'è gente. Dai, 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 c'è, guarda, funziona in televisione. Vai, vai con Dio. Facciamo audience. Dai, vai, vai. Rispondi prima al telefono. Questa è la chitarra di Cavizza e noi siamo in compagnia di un amico che si chiama Demetrio. Demetrio che non fa parte degli artisti, ma lui è un salesiano mancato. No, salesiano no. Diciamo che per più di 10 anni sono stato intorno ai salesiani, nel senso che sono stato qui all'oratorio di Latte Dolce, dove tra l'altro suonavo anche in chiesa, le messe. Allora, quindi forse sono un artista mancato magari, visto che... Scusa, che c'ho Cavizza nel momento che mi suona. Se c'è Cavizza bisogna rispondergli. Ti chiamo dopo, Cavizza, perché adesso sono molto impegnato in un'intervista importante, grazie. Dicevamo. Dimmi pure. Quindi non salesiano mancato, forse un artista mancato, ma sicuramente, vieni Lello vicino a me, vieni. Ma sicuramente una giornata importante è quella di quest'oggi, perché c'è molto l'apertura, lo ricordiamo. Perché ricordiamo che oggi è il 27° anniversario dell'apertura delle Olimpiadi di quartiere, questo sì. Le Olimpiadi di quartiere che sono molto sentite a Latte Dolce e Santa Venere di Pisa, perché Latte Dolce è anche Santa Venere di Pisa, ovvero un quartiere di Sassari. Ti va bene? Scusa, cosa stai facendo? Scusate, cosa stai facendo? Sto abbassando la bandiera perché al momento delle Olimpiadi le solleviamo. Ah, perché poi c'è la... cioè con l'apertura delle Olimpiadi c'è anche le... l'alta bandiera, sì, esatto. Oh, la bandiera sarda, italiana e europea. Tu continui a lavorare, che intanto parlo con gli amici artisti che sono qui, artisti poi... Ma quando mai DJ, cioè un DJ che... cioè non hai segnato una rete? Non hai fatto un'azione, cioè non hai, come dire, fatto risalire quelle che sono state le sorti di questa partita che ci hanno fatto perdere 4-1. Ma caro Lello Fanda, ma non ti vergogni? Solo 4. Perché erano di più. Sembravano, aspetta, di non più. Voglio fare... No, sembravano di più. No, ti ho fatto un passaggio smarcante sulla sinistra, sei andato giù in fondo e la palla però è... Cioè stai facendo qualche battuta sul percorso sportivo? Non ti sei accorto che io ti ho fatto un passaggio smarcante, bellissimo, e niente, è andata male però. Io c'ero in campo. Ma vi rendete conto che qui c'è gente che non capisce niente di pallone? Io che sono un grande campione posso dire che non hai giocato benissimo oggi, Lello. No, veramente non ho giocato, per essere precisi. C'era una sola squadra in campo e non era la nostra. Mancavano molti, insomma, sì, dei nostri... No, non fa, guarda, noi corriamo tutta la notte. Li abbiamo fatti vincere. Adesso io non volevo dirlo, però in effetti è così. Li abbiamo fatti vincere perché ce l'hanno chiesto, fateci fare bella figura. Va bene, siccome siamo molto altruisti, allora abbiamo deciso di fargli fare bella figura e abbiamo fatti vincere.